Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti nel mio canale. Io sono Alex e siamo qui oggi con la mod personalizzata definitiva, grazie a Luca Lazzarato che ce l'ha concessa di poterla usare, questa mod della Mini, una Mini da gara. Adesso andremo a vederla. Eccola qua, la mod della Mini. Siamo qua ai box in Livrea Martini. Oggi ho scelto questa qua grazie a Motore nella Leggenda che ce l'ha concessa. Siamo qua a provarla. Sentite il rombo del motore e gli scoppiettini caratteristici delle Mini. Usciamo dai box. Siamo qua a Vallelunga. Si parte. Fare molta attenzione con il freno. C'è un'auto che non ha ovviamente l'ABS. Quindi evitiamo il bloccaggio delle gomme. Si guida veramente molto bene questa Mini. Ha una tenuta strabiliante, direi. Lunghi qua, Tarantino. La caratteristica principale di questa Mini, oltre alla potenza di 257 cavalli, è la tenuta in curva. La vera auto da gara. E poi la vera Mini. Kart per eccellenza. Sei marce. 200 all'ora e ancora si sale. Tutto quello che va, 220 all'ora. Iniziamo a frenare. Veramente spettacolare anche il rombo di questo motore. Anche la livrea interna fatta molto bene. Mini. Gentilmente concessa, ve lo dicevo prima, da Luca Lazzarato, il mio amico Luca Lazzarato, i motori della leggenda, che saluto. Vari sponsor. Sponsor di Trenitalia, avete visto? Ci sono tantissimi colori e livree. Io ho scelto questa qua della Martini. Vediamo qua questa presentazione di questa Mini. Adesso ve la faccio vedere anche un pochettino da fuori, luci accese, guardate che bella, con questo spoiler caratteristico anche delle Mini Cooper S attuali. Vari sponsor,
l'assetto da paura. Il suono spettacolare. Allora ringrazio Luca Lazzaretto che ha concesso di usare questa auto in anteprima, grazie a Motore nella Leggenda, veramente un'auto ben fatta, fatta veramente molto bene, si guida molto bene, cambio ad H, 6 marce, molto potente. Ringrazio lui e tutto il team di Motore nella Leggenda. Ragazzi, finisce qua questo video, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina, mettete un polliciotto se vi è piaciuto questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!